Buongiorno, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Noi ovviamente gli ascoltatori li invitiamo a partecipare alla trasmissione. Ricordiamo che per mandare sms, messaggi WhatsApp, il numero è il 348-3188-339, se ci vogliono chiamare 0376-631709. Poi ancora ricordiamo le dirette streaming sulle pagine Facebook e Twitter del Gazzettino Nuovo e Montichiari, come anche su YouTube Tempo Radio Live. Siamo in diretta anche sulla pagina Facebook del Comune di Montichiari e poi vorrei ricordare anche la DAB, perché tramite DAB ci possono ascoltare, ci ascoltano anche, stanno cominciando ad arrivare anche i messaggi, siamo molto contenti, da Brescia, da Milano, da Bergamo, da altre zone. Sydney. Quindi... Sydney, da Melbourne anche e da Perth, non cerchiamo di essere appunto internazionali. Oddio, tramite internet le possiamo dire che per esempio a Santiago d'Estero, Argentina, ci seguono. Perfetto. Per cui per bella esempio potenzialità, queste nuove tecnologie. Li salutiamo, infatti. Allora, dunque, sindaco, di cosa parliamo? Di opere pubbliche? Sì, alcune opere pubbliche, ce ne sono tante in cantiere. Anticipo che rispetto a un bilancio solito di esercizio che si attesta attorno ai circa 20 milioni di euro per il Comune di Montichiari, quest'anno il nostro bilancio di previsione è di ben 44 milioni di euro, cioè più del doppio. La maggior parte sono tutte opere finanziate con il PNRR e diciamo così con vari contributi, quindi mi dispiace che partano tra virgolette adesso. È arrivato adesso il PNRR, anche se non po' che se ne parla, ma a quando aderisce al bando, a quando ottiene il finanziamento, a quando comincia a dare gli incarichi, progettazioni, con tutto quello che è successo. Tra l'altro adesso ce n'è anche un'altra da dire, che c'è la modifica pure del codice degli appalti, sperando effettivamente in questa semplificazione, ma di fatto vuol dire che le procedure che erano già collaudate e sodate devono essere cambiate. Quindi per la pubblica amministrazione in generale, non solo per il Comune di Montichiari, ci sono sempre difficoltà. Faccio sempre la differenza tra quella che è un'impresa privata, dove il titolare la mattina si alza e decide che cosa fare e in breve tempo riesce a farlo, per un discorso di trasparenza, tracciabilità, anticorruzione e quant'altro, le procedure per un ente pubblico sono non più complesse, estremamente più complesse, laboriose, c'è da rendicontare tutto fino all'ultimo centesimo e quindi è quasi più il lavoro burocratico, cioè la parte di preparazione del lavoro burocratico porta via più tempo rispetto alla realizzazione poi dell'opera, ed è veramente una cosa assurda. Vi faccio un esempio, così cominciamo a parlare di alcune cose. Settimana prossima verrà affidato il cantiere per quanto riguarda la costruzione della caserma dei carabinieri, dove abbiamo ottenuto un finanziamento da Regione Lombardia nel 2020 di 2 milioni e mezzo di euro. Costerà complessivamente, con l'aumento dei costi che ci sono stati e rispetto alle preventivazioni iniziali che eravamo passati dai 3 milioni, praticamente 4 milioni, quindi diciamo così il famoso 30% in più, anche qualcosa ci sta tutto di aumento dei costi. Abbiamo dovuto recuperare anche questi soldi che all'inizio non erano ovviamente previsti. Ecco, se tenete conto che il finanziamento di fatto è arrivato verso la fine dell'anno 2020, fino adesso è stata solamente parte burocratica, ma lavorando a pieno ritmo. A pieno ritmo, sì. I lavori partiranno, verrà realizzata sia la caserma dei carabinieri che un'altra struttura a fianco, che sono gli alloggi dei carabinieri, perché ovviamente devono anche dormire da qualche parte, è di fatto una caserma, in caserma si dorme anche. I lavori complessivamente sono stimati da quello che è il piano in 420 giorni, senza che ci siano, diciamo così, ritardi o quant'altro. Mi auguro anche che i tempi possano essere accelerati. È una struttura calcolata con nuove tecnologie, progettata con nuove tecnologie, si chiama progettazione BIM, vuol dire che praticamente, diciamo che rispetto al vecchio foglio di carta dove si vedeva tutto, qui si vede tutto tridimensionalmente e nel momento stesso che si vuole inserire banalmente un punto luce in più, sappiamo anche dove passano i cavi, gli ingombri, quindi una progettazione diciamo così di queste ultime tecnologie è molto, molto avanzata, dovrebbe poi facilitare di molto i lavori. La struttura è una struttura tra l'altro portante di quelle prefabbricate in legno, quindi i cittadini vedranno
la gettata di cemento, che è quella che fa da basamento, e dopo da lì se vedono che i lavori non vanno avanti, perché devono arrivare le pareti per poi essere montate, poi essere terminato tutto. Quindi mi auguro che in realtà sia completata in meno di questo tempo che sono stimati, 420 giorni, ovviamente sempre da progetto. Tra l'altro sono strutture che stanno tornando alla grande, perché si è scoperto che sono antisismiche, per cui sì, oltre ad essere antisismiche, oggi c'è un vincolo nuovo con tutta questa faccenda dei cambiamenti climatici veri, ipotizzati, reali, concreti, e vedremo quello che succederà, perché l'anno scorso non pioveva, c'era siccità, quest'anno anche ieri sera ha piovuto, sì, anche stanotte, e quindi effettivamente il clima cambia, nel senso che un giorno c'è il sole e un giorno piove, però a livello europeo ha cambiato completamente la normativa. Oggi se realizzi qualche cosa devi pensare di realizzarlo secondo i criteri, ovviamente, non solamente del classico isolamento termico, ma dell'efficienza energetica anche dell'edificio, quindi praticamente avvicinarsi al consumo quasi a zero, e oltre a questo anche gli spazi, nel senso che obbligatoriamente in qualsiasi opera pubblica, che può essere anche un parcheggio, devi prevedere piantumazioni verde pubblico. Cioè hanno messo molti vincoli, diciamo così, green, perché così magari è un termine che può arrivare un po' più facilmente a tutti, e ha complicato anche queste cose. Parlando di green, invece, abbiamo terminato la realizzazione del campo di calcio e della, noi la chiamiamo piastra, che di fatto sarebbe campo da basket e campo anche da pallavolo, con anche la parte di arredo urbano, al villaggio Marcolini, per intenderci il Marcolini nuovo, perché a Montichiari ne abbiamo due, allora lo chiamiamo sempre Marcolini vecchio, Marcolini nuovo. I lavori sono terminati, mancava la parte del collaudo. Adesso mi auguro anche che ci sia almeno un sabato pomeriggio, che non piove, che non siamo impegnati in altre cose, stanno tirando via le ultime recinzioni di cantiere, e anche se i ragazzi sono già entrati a giocare, e infatti mi dicono i cittadini: ma stanno già entrando a giocare, ma c'è pericolo? Ho detto: guarda, né più né meno, non si attaccano via le reti, ma gioco il campo di calcio, quindi lasciamoli giocare, che comunque è diciamo così in sicurezza. Siamo contenti perché effettivamente ci sono parecchi bambini, dobbiamo pensare anche a loro, e un'opera anche questa qua dove abbiamo messo una buona parte di soldi noi come amministrazione, ma era arrivato un contributo anche da parte di Regione Lombardia, appunto per gli sport outdoor, e quindi andiamo avanti anche in questo nel settore sportivo, e per quelli che sono considerati gli sport minori, perché i campi da calcio ci sono ovunque, però abbiamo avuto parecchie richieste di dire campi da basket ci sono, però alla fine sono dentro gli oratori, che hanno degli orari, sono vincolati e quant'altro, e invece qui di fatto è all'interno di un parco pubblico, e ci sono parecchi ragazzi che si sono appassionati molto la parte del basket. La pallavolo diventa già più difficile, bisogna andarla a fare magari in una palestra, una struttura un po' più attrezzata, però invece il basket è sempre stato considerato, vediamo anche in America, un po' lo sport da strada, diciamo così, o a fianco della strada. Invece per quanto riguarda il velodromo, di fatto sono stati consegnati i lavori per quanto riguarda la sostituzione delle balaustre. Piccolo cappello introduttivo: il velodromo sono 4 anni che sono insidato e sono 5 anni che il velodromo è chiuso. Anche qui mi riallaccio alla problematica di prima, per fare le cose una marea di tempo, perché abbiamo avuto prima un contributo da parte, diciamo così, del governo già nel 2018-19 con un accordo di programma. I soldi sono andati alla Sport e Salute, che poi di fatto li ha girati al comune, perché l'opera pubblica, la proprietà del comune, ma i lavori sono affidati a Sport e Salute, quindi non siamo noi direttamente i responsabili. Nell'affrontare tutta la questione riguardante il velodromo, purtroppo dopo 10 anni che c'è una struttura va considerata completamente come se fosse nuova, quindi di fatto c'era da rivedere completamente tutto. Le normative nel frattempo sono cambiate, le balaustre, che sono i parapetti, le sponde, chiamatele come le volete, attorno alla pista, devono essere cambiate, perché non rispettano più le sopraggiunte normative. Per cambiare questo, per cambiare queste qua, circa 400.000 euro. Voglio chiarire che non sono soldi che tirano fuori i Monteclarensi, perché abbiamo ottenuto appunto 1.800.000 euro dal governo e poi altri 2 milioni da Regione Lombardia per tutta una serie di miglioramenti.
Oltre a questo c'è una parte di sistemazione antisismica e anche questa qua dovrebbe partire a settembre. Rimangono poi la sistemazione delle acque meteoriche esterne, cioè quelle che cadono sulla calotta, sulla cupola, il tetto del velodromo, per essere raccolte in maniera differente e per evitare che ci siano problematiche future, anche se questa qua non va a pregiudicare l'ottenimento poi del certificato di prevenzione incendi, che sarà la parte essenziale per chiedere poi il dissequestro. Quindi io mi auguro, ripeto, perché noi le cose le mandiamo avanti, ma poi subiscono sempre rallentamenti, esatto, non per causa nostra, anzi sto continuando a premere incessantemente affinché la struttura venga riaperta il prima possibile. Io mi auguro che con il nuovo anno, o al termine di questo con il nuovo anno, perlomeno i lavori per la sistemazione al fine dell'ottenimento del certificato di prevenzione incendi e quindi di sequestro siano completate. Sempre legato al velodromo, ne avevo già parlato forse più volte o comunque in altre occasioni qui, abbiamo ottenuto anche 4 milioni di euro di finanziamento per quanto riguarda il potenziamento del velodromo. Non si va a intervenire direttamente sulla struttura oggi del velodromo, ma si va a realizzare nei terreni a fianco quella che è una struttura, una palazzina, un edificio che è multiservizi, diciamo così. Ci sarà siano gli alloggi per la nazionale che vuole tenere Montichiari come punto strategico per appunto gli allenamenti. Quindi ci saranno alloggi sia per gli atleti, ho preteso che ci fosse la parte di medicina sportiva, e che è una cosa molto importante perché il velodromo di fatto è una struttura chiusa, vuol dire che se io vado su strada e cerco di tenere monitorato quelli che possono essere i miei miglioramenti, un giorno ci può essere la strada bagnata, un giorno col sole, il vento, la nebbia, condizioni climatiche che vanno a cambiare le prestazioni. Diciamo che il velodromo non è un paragone che attiene, però di fatto se io posso riprodurre sempre le stesse condizioni, un po' come se fosse un laboratorio, una camera, una galleria del vento, dove le condizioni sono sempre quelle, io posso vedere i miglioramenti anche degli atleti. Certo. Oltre a questo ci sarà tutta una parte riguardante la formazione, sala riunione, convegni, quindi e a fianco a questo nascerà invece il ciclodromo. Il ciclodromo di fatto è, chiamalo così, un circuito per le biciclette, dove potrà essere fatta sia la scuola per i bambini, sia la scuola ciclismo vera e propria, quindi per avviare i bambini invece che mandarli su strada, quindi avere una zona adeguata, e sappiate che il ciclismo non è poco frequentato. Dal ciclista con la graziella o dal ciclista professionista con la bici da 20.000 euro, gli italiani sono un popolo effettivamente di ciclisti, non solo ed esclusivamente gli olandesi. Ma basta, infatti, ma basta vedere quando c'è il Giro d'Italia che c'è un fiume umano. Esatto, esattamente. La devo fermare, sindaco, stiamo sforando troppo, però le volevo leggere un messaggio. Prima dice: finalmente partono i lavori alla caserma, grazie, quindi appunto apprezzano appunto il fatto che la caserma dei carabinieri, velodromo Croce Delizia, poi ma quando diventerà fruibile per le associazioni sportive? Quando viene riaperto, perché oggi è sotto sequestro. Fermiamoci un attimo con Marco Togni, primo cittadino di Montichiari, ci troviamo tra un paio di minuti. Marco Togni, sindaco di Montichiari, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori, stiamo parlando di lavori pubblici, quindi anche velodromo e quant'altro, anche il ciclodromo ci sarà. Esatto, stavo concludendo che questa, a differenza degli altri lavori, è un progetto integrato. Progetto integrato vuol dire che noi abbiamo dato l'incarico per fare uno studio, chiamiamolo così, preliminare, per avere le idee chiare su quello che vogliamo realizzare. Poi c'è, come in tutte le opere, il progetto esecutivo e il definitivo. Per semplificare, il definitivo, scusatemi, e poi l'esecutivo. L'esecutivo è quello che ti dice anche quanti numero di viti ci devi andare a mettere, di che lunghezza, di che filetto, cioè entra proprio nell'ultimo dettaglio specifico. E di solito poi viene appaltato alla ditta che vince i lavori. Qui invece si chiama progetto integrato, vuol dire che ci sono delle ditte, diciamo così, strutturate in maniera tale che riescono a fare sia la progettazione loro interna che poi la realizzazione anche dell'opera. Quindi abbiamo fidato, abbiamo fatto la gara è già stata vinta, quindi è già stata individuata la società che adesso svilupperà il progetto definitivo ed esecutivo, e poi si occuperà anche, una volta validato da noi il progetto, anche della realizzazione. Quindi i tempi poi dovrebbero essere anche accelerati.
Altri due o tre cose molto velocemente: pavimento della biblioteca. È un pavimento che purtroppo da parecchi anni, ancora prima del nostro insediamento, si sta staccando. Ovviamente è frequentata da bambini, ma anche da persone anziane, e quindi non siamo riusciti ad ottenere un finanziamento ad un bando di Regione Lombardia. L'intervento che avevamo preventivato era di fatto molto oneroso, perché lì era la biblioteca nell'ex ospedale, sotto c'era una vecchia chiesa, vecchissima chiesa, e nell'andare a fare questi scavi qua il riassestamento del terreno ha creato dei problemi. Di fatto oggi il massetto si sta spostando, le mattonelle si scolano. Io non voglio che si inciampi nessuno, anche perché dopo rispondo io. Quindi abbiamo trovato una soluzione molto interessante: si tratterà di lasciare le mattonelle esistenti, di andare a stendere, chiamalo così, un tappeto, che poi non è un tappeto, un pavimento molto tecnologico, moderno, che richiama comunque la pietra, perché comunque è una struttura antica, anche questa qua è sotto l'osservazione della sovrintendenza, e quindi andremo a sistemare questo, andando anche a modificare ovviamente le porte, perché comporterà circa dai 6 mm al centimetro di spessore, quindi tutto deve essere adeguato, ed è saltato anche l'impianto di climatizzazione, quindi spenderemo anche altri soldi lì. La biblioteca di Montichiari, abbiamo avuto un riscontro molto molto positivo non più tardi la settimana scorsa, perché è frequentatissima non solamente da montichiarensi, ma anche da tanti cittadini dei comuni limitrofi che vengono a Montichiari, perché trovano sì ovviamente una qualità dei servizi e l'accoglienza molto curata da parte del nostro personale, che ringrazio per il lavoro che fanno, ma anche la fornitura di libri e appunto queste varietà. Vedi, le chiedo anche del PGT in un messaggio, dice: il PGT prevede la possibilità di fare una villetta, e in che zona addirittura? Vabbè, adesso se... Allora, il PGT ovviamente, innanzitutto diciamo che il PGT andremo in consiglio comunale la prossima settimana con due sedute. Io mi auguro che si riesca a finire tutto in una sola seduta, ma nel caso viene già programmato anche per il giorno successivo. Le tempistiche sono quelle che noi andiamo ad approvare, perché di fatto non si discute più nel merito del PGT, ma si discutono quelle che sono le osservazioni che sono arrivate da parte dei cittadini, quindi vaglieremo queste osservazioni. Fatto questo, i nostri tecnici, una volta approvato, i nostri tecnici e i tecnici esterni che abbiamo incaricato dovranno modificare le tavole, le norme. Poi si prende tutto, lo si carica sul portale di Regione Lombardia, una volta preso e pubblicato sul bollettino ufficiale di Regione Lombardia, da quel giorno entra in vigore il nuovo PGT. Quindi diciamo così le nuove aree. Le villette assolutamente sì che si potranno realizzare, al pari di servizi, al pari di capannoni, zone artigianali. È un PGT che anche nel rispetto della normativa che viene imposta deve ottenere un risultato con un risparmio di consumo del suolo rispetto al vecchio PGT del 2013. Ci saranno sicuramente parecchie zone. Poi chi decide di fare la casa dovrà scegliere dove gli piace e il mercato quali prezzi ovviamente offriranno. Allora, tra l'altro, a proposito del PGT, salutiamo Alberto, perché vediamo, chiedeva appunto, ecco, quando sarà approvato. Praticamente voi lo approvate la settimana prossima, poi dopo però deve entrare in vigore, appunto, no? Deve essere pubblicato. Eccetera. Deve essere, sì, corrette gli attuali documenti del PGT con le osservazioni. Ma secondo me, se si fa tutto in tempi abbastanza rapidi, secondo me per fine agosto, settembre, dovrebbe essere attivo il nuovo PGT. Allora, qua c'è un volevo salutare il sindaco più bravo degli ultimi 10 anni, anche, per cui un saluto a lei. Non so chi sia, lo ringrazio, ma non esageriamo. Poi vediamo, volevo guardare, ecco, quando rifate il meeting sul ciclismo, però quello è aperto, c'era, vabbè, espressione colorita, c'era tutto il mondo a Montichiari. Il meeting? No, forse si riferisce a una gara di mountain bike che veniva organizzata da un team di Montichiari e praticamente occupava le piazze, il castello. Era una cosa molto spettacolare, però non è una cosa organizzata dal comune, è sempre l'iniziativa di un privato. Allora, vediamo. Poi chiedono anche, dopo torniamo al sindaco, ma l'aeroporto si riesce a farlo partire, perché
con l'hub per voli nazionali passeggeri, chiedono, ce n'era un altro sull'aeroporto che l'ho visto un attimino. Io direi, Paolo, che se volete facciamo la prossima puntata, quando vengo vi parlo solo ed esclusivamente dell'aeroporto, dalla genesi arrivare ai tempi, guarda, ai tempi moderni. Perché dice, l'aeroporto lo si usa o no? Ma anche Brescia, praticamente il sottintende, non può farsi sentire o non gliene frega niente perché tanto è da noi. Sintetizzo due cose rapidissimamente. L'aeroporto è stato dato in gestione definitivamente a Verona nel 2013, un mese e mezzo prima che il governo Monti cadesse. Nel 2014, cioè l'anno successivo, la SAVE, Società Aeroporti Veneti di Venezia, ha comprato il 2% delle quote di Villafranca e di fatto ha ottenuto la maggioranza delle quote anche dell'aeroporto di Montichiari, perché l'aeroporto di Montichiari come concessione è sotto l'aeroporto di Verona. Loro ce l'hanno in mano dal 2014. Nel 2019 hanno presentato un piano di sviluppo dell'aeroporto molto più contenuto rispetto a quello che gli stessi presentarono 10 anni prima. Adesso sono in valutazione di impatto ambientale ministeriale e loro dicono che ci metteranno 110 milioni di euro per farlo partire, decollare. Io dico solo che l'aeroporto ce l'hanno in mano dal 98 e quello che vediamo è quello che tutti vedono. E loro puntano, gli attuali gestori, ed è roba di fatto loro, puntano diciamo così, sulle merci, sul carco e non sui passeggeri, perché di fatto andrebbero a far concorrenza da una parte a Bergamo e dall'altra parte loro stessi a Verona. Ecco. Quindi per i montechiarensi che sognano di partire da Montichiari, comunque secondo me c'è poco spazio. Quell'ascoltatore che ha detto anche Brescia poteva farsi sentire, Brescia, Bergamo, capitale a cultura, se io arrivo dalla Germania, voglio andare a visitare Brescia e Bergamo, mi è più comodo, diciamo, che la atterrare politica a Montichiari che non a Villafranca. Io ho sempre criticato la politica bresciana degli ultimi 25 anni sotto questo punto di vista, perché non ha mai saputo imporsi e ha sempre creduto ai veronesi. Io oggi non ci credo, ma se domani mattina mi danno dimostrazione di fare le cose, dico ben venga, però sono molto titubante. Sindaco, ha qualche minuto da dedicarci? Certo, ancora. Tutto allora, quello che volete. Ci fermiamo un attimino con Marco Togni, sindaco di Montichiari, ci troviamo in una terza parte, arriviamo. Assieme a Marco Togni, sindaco di Montichiari, questa è la terza parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Tra l'altro le chiedono se il comune fa bandi d'assunzione, se lo sa, perché può anche non sì, saperlo. Le assunzioni le facciamo sempre, perché c'è gente che va, che viene, soprattutto che va anche in pensione, beati loro, buona pensione, quindi vengono fatti, però bisogna vedere ovviamente chi andiamo a cercare e le competenze che vengono richieste, insomma. Ecco. Allora, bisogna tenere monitorato il sito del comune. Sul DUC le dicono distretto unico del commercio, ricordiamo che tra l'altro è approvato da Regione Lombardia, sì, tra l'altro, per cui è proprio una cosa, un fiore all'occhiello in Montichiari. L'iniziativa di una tessera acquisto per i negozi del DUC andrebbe estesa a tutti, magari sconti, vantaggi, insomma dobbiamo aiutare i nostri negozi. Parola mia, oggi faccio dirigente da ragazzo, ero apprendista dal barbiere. Allora, questa tessera del DUC era inserita dentro nel nostro, del DUC, per i commercianti montechiarensi, era inserita dentro il nostro programma elettorale. Ovviamente col Covid in ballo e quant'altro abbiamo fatto fatica a stabilire tutta una serie di legami, ma lunedì avremo un appuntamento molto importante. Quindi per chi ci ascolta che è commerciante di Montichiari, se lo segni bene, perché abbiamo stretto un legame con l'AIM, che è l'associazione imprese e imprenditori di Montichiari, e dall'altra parte noi abbiamo fatto partire il DUC, dove ci sono dentro di fatto tutti i commercianti. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiesto praticamente, dato che ci sono tutta una serie di iniziative welfare, nel settore welfare, in maniera molto semplice, l'imprenditore può dare e riconoscere dei soldi che non fanno parte dello stipendio, ma degli extra che vengono anche detassati ai propri dipendenti. Quindi di fatto questi possono darseli a spendere un po' dove vogliono. Noi abbiamo parlato con gli imprenditori e mi hanno detto: cerchiamo di fare un welfare territoriale, ovvero i soldi che vengono prodotti, generati a Montichiari, che rimangono a Montichiari a sostegno dei nostri commercianti. Quindi oggi che cosa si farà? Anzi, lunedì ci sarà questa riunione al centro fiera, dove ci saranno gli imprenditori da una parte, i commercianti dall'altra. Noi li facciamo dialogare, perché gli imprenditori hanno portato avanti anche quella che è loro un'applicazione per questo, diciamo così, borsellino virtuale. Ne esistono tante, noi abbiamo valutato che come comune non ne potevamo sposare una o l'altra per trasparenza e comunque per un discorso anche di concorrenza, quindi facciamo solamente da tramite. L'obiettivo nostro è quello di sostenere i commercianti del
Rail Duc. Quindi sicuramente stiamo andando avanti anche in questa direzione con azioni concrete e non solamente con un riconoscimento per i tuoi 20 anni di onorato servizio alla popolazione con un attestato, ma dando soldi. C'è ancora, abbiamo fatto anche la proroga del bando nostro comunale per soldi da erogare al DUC e quindi ai negozianti, quindi fatevi sotto che le risorse le abbiamo messe a disposizione per sostenere. Ecco, è una cosa molto importante. Tra l'altro, anche perché sarebbe la prima in Italia che parte. Assolutamente, ma infatti già il DUC è un fiore all'occhiello in Montichiari, perché appunto è un'approvazione, cioè non è un'iniziativa, che è proprio approvata e tutto. Avete aumentato gli spazzamenti anche, mi accennavo. Abbiamo aumentato gli spazzamenti in quanto CBBO ci ha rapportato il consultivo dell'anno scorso. Il consultivo ha di fatto decretato che CBBO ha incassato 70.000 euro in più. Non che ha chiesto soldi in più ai cittadini, che non doveva, sia chiaro. È perché ha fatto accertamenti rispetto a quella che era la previsione iniziale, e oltre agli accertamenti sono arrivati anche nuovi residenti, quindi ha incassato di più. Oggi questo maggior incasso lo dividiamo in due parti: una parte per andare a contenere quello che è l'aumento Istat e quindi per quest'anno in corso, e quindi di fatto i cittadini sarà anche probabile che risparmieranno 1-2 euro, ma soprattutto 45.000 euro li utilizzeremo perché nelle frazioni la spazzatrice passa oggi, con la programmazione che c'era negli ultimi anni, una volta ogni 2 mesi e mezzo circa, ok? E adesso utilizzeremo questi soldi per farla passare una volta al mese anche nelle frazioni al pari del centro, perché tutti i cittadini hanno lo stesso diritto. E quindi faremo anche questa cosa per migliorare la pulizia. Dopo, ripeto, ogni cittadino però deve pensare anche un po' al proprio marciapiede. Ecco, lancio un appello. Stiamo ricevendo un sacco di segnalazioni di persone che non tagliano la propria siepe o le proprie piante, sbordano, vanno sulla strada e vanno a ostruire il passaggio. Anche sui marciapiedi ci sono anche disabili. Il comune non può andare a tagliare l'erba del vicino, tra virgolette. Quindi fatemi la cortesia, chiamate il giardiniere, mettetevi là sabato pomeriggio col decespugliatore, tagliatevele, tenetele in ordine, perché c'è un regolamento ben preciso e potete anche essere sanzionati. Per cui, giustamente. E soprattutto il rispetto per gli altri. Esatto, che è la cosa più importante. Esatto. Siete l'unico comune che premia 50 anni di attività, bravi, per cui vi fanno i complimenti. Che calendario di eventi, complimenti alla Franza, dice che Angela Franza, va bene, salutiamo Angela Franzina, vice sindaco. Sul calendario degli eventi. Però complimenti pure a lei, che deve mediare tra tutte le realtà e trovare i fondi. Io dico sempre, non perché lo faccio io, ma perché sono d'accordo anche i miei colleghi, che per fare il sindaco, comunque l'amministratore in generale, la prima caratteristica che devi avere è essere incosciente, perché se sai che cosa vi incontro probabilmente non lo faresti, ecco. Ed è veramente molto difficile e snervante, però c'è passione. Per quanto riguarda gli eventi, bisogna annunciare la Notte Bianca, che ha avuto sempre un successone enorme. L'anno scorso è stata veramente una festa incredibile, ma veramente incredibile. Io non ho mai visto così tanta gente a Montichiari, e quest'anno la faremo sabato 8 luglio. Se per caso dovesse esserci maltempo con questo tempo ballerino, è rimandata alla domenica 9, cioè il giorno successivo. La Franza, Angela, ha fatto lunedì una riunione con tutti i commercianti, associazione, volontari, proloco, per raccogliere un po' tutte le richieste e proposte. Sta lavorando, sta programmando il tutto, sta organizzando il tutto. Sarà nuovamente un successo per Montichiari. Fuochi d'artificio, soprattutto anche quelli che non siamo riusciti a fare a San Pancrazio, ci saranno quelli. Partirà di fatto dalle ore 8 circa, quindi ci sarà da mangiare, bere, ballare, divertirsi, e termineremo alle ore 2, perché dopo bisogna anche pulire per il giorno dopo. Poi tante manifestazioni, siete veramente bravi, eh? Poi ancora calendario ricchissimo di eventi fino a settembre, veramente, settembre. Non solo il maggio, ma proprio il giugno, luglio. L'agosto e settembre. Allora Tonia, all'inizio mandato non mi piacevi, adesso ho visto come lavori, se ti ricandidi ti voto e ti faccio votare, perché stai facendo tanto, dice Roberto sul discorso elettorale. Le dice come si no, questo non è questo. Sindaco Togni, a settembre parte la campagna elettorale, spero tanto che lei si ricandidi senza riserve con tutta la squadra, perché avete cambiato la città in meglio. Io non l'ho votata prima, ma adesso la voterò, insomma.
Ma che bello il maggio, bravissimi. Io penso tutti, che quando c'è una campagna elettorale a livello amministrativo in comune, la scelta si è trainati dai partiti sicuramente, perché è da lì che si esce, ma effettivamente si votano poi le persone, e ritengo che al primo mandato il cittadino ti dà una cambiale in bianco, nel senso che ti vota sulla fiducia perché non sa ancora come fai. Si può sbagliare, non tutte le ciambelle escono col buco, il lavoro comunque abbiamo dimostrato di essere sempre presenti, e penso anche di essere sempre dimostrato di essere sempre sul pezzo. Dopo i risultati non stanno i giudicarli, ma stanno ai cittadini, ovviamente, che giudicheranno e faranno la loro scelta. A Montichiari siamo in 26.500-27.000, candidato sindaco comunque si trova sempre. Vabbè, comunque ci farà sapere, insomma, ovviamente. Sì, sì. Adesso con i soldi del PNRR potete asfaltare un po' di strade, dici? No, un messaggio, perché il PNRR non è per le strade, magari fosse per quello che ne abbiamo bisogno. Abbiamo 311 km di strade, però abbiamo messo 800.000 euro quest'anno, mi sembra di ricordare, o un milione, scusatemi ma non c'ho qua il dato, per le asfaltature. E non più tardi di ieri l'assessore Bonometti ha fatto un sopralluogo per definire le priorità affinché venga fatta la progettazione, perché anche per asfaltare c'è da fare la progettazione, provare il tutto, le solite cose, insomma. Come si fa a dire che dal depuratore esce candeggina, ma per piacere il depuratore è necessario e si deve fare, come essere, è come essere contro le colonnine elettriche, dice, vabbè, poi il depuratore non esce candeggina, deve essere depurata l'acqua, dopo che ci sia da fare va benissimo, facciano a casa loro, come sempre detto. Poi Togni, il prossimo sindaco sarà donna, Montichiari va bene, poi ancora attenti alle truffe. E un altro dice, questo mi ha incuriosito appena arrivato, è vero che viene Bobo Vieri in città? Non lo so, non so non il perché so. Può essere, girano ogni tanto personaggi famosi a Montichiari, anche l'incognito per la privacy. Però vabbè, verrà, lo riconosciamo perché ha la barba, non bisogna fare pubblicità alla Sheva Like a Bomber, no? Va bene, allora noi siamo in chiusura, noi ringraziamo tantissimo Marco Togni, primo cittadino di Montichiari. Un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie.